Nel corso del prossimo weekend di sabato 8 e domenica 9 settembre a Fior di Piano e Serrungarina di Colli al Metauro ritorna l'appuntamento con la 23esima edizione della Festa della Pera Angelica e del formaggio che festeggia quest'anno 22 anni di certificazione DOP insieme al frutto simbolo dell'antico borgo della Valle del Metauro. L'evento, promosso dall'omonimo comune con il patrocinio del Consiglio regionale delle Marche e dell'Umpli Proloco d'Italia, ritorna a dare lustro a un celebre abbinamento gastronomico che rimanda all'antico proverbio «al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere». Novità di questa edizione sarà un talk show in programma nel pomeriggio di sabato dalle ore 16 nella sala comunale di Serrungarina, in cui saranno approfondite per l'occasione alcune caratteristiche nutrizionali, di gusto e abbinamenti gourmet a base di pera. Poi, per suggellare l'unione delle due feste, al termine dell'incontro è organizzata la staffetta Cascio e Pepe, che condurrà i podisti da Serrungarina a Fior di Piano. Ricco il programma per le due giornate, che si articolerà anche con musiche e spettacoli in serata. Noi per tutta l'estate abbiamo, come amministrazione comunale, evidenziato le bellezze naturali e ambientali del nostro territorio, dei nostri borghi, la nostra tradizione, l'enogastronomia, eccetera. Questo fine settimana c'è un'ulteriore occasione per mettere in evidenza il meglio del nostro territorio e le caratteristiche più salienti del nostro territorio. Ed in questo caso abbiamo voluto anche proprio unire queste due peculiarità, perché gli anni addietro la festa della Pera Angelica che si tiene a Serrungarina e quella della Casciotte d'Urbino che si tiene nello stabilimento di Fior di Piano erano due ex comuni, quello di Montemaggiore e quello di Serrungarina. Quest'anno entrambe queste realtà sono accomunate insieme a quella di Saltare nel comune di Colli al Metauro. Lo abbiamo proprio voluto unire queste due realtà simbolicamente anche con questo, con questa iniziativa. Oltretutto ci aiuta anche il fatto che, come tutti sappiamo, formaggio e pere vanno d'accordo anche dal punto di vista enogastronomico. Di conseguenza ci sta proprio come il cacio sui maccheroni, qualcuno potrebbe dire, visto che parliamo di enogastronomia, questa iniziativa che si completa l'un l'altra e avviene anche nello stesso fine settimana, pur rimanendo entrambe nelle due location storiche. Ed in entrambe le iniziative saranno presenti stand sia di pera che di formaggio anche insieme, dove si potrà quindi gustare questa prelibatezza tipica del nostro territorio. Ecco, io spero di vedervi tutti quanti numerosi in questa bellissima iniziativa che si svolge a Colli al Metauro, che proprio il titolo dice: non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere.